Wabalabadabda, bentornati su Nomamamazzo, bentornati nella rubrica Trailer Reaction. Avete dormito bene? Io sì. Io mi sono appena svegliato e adesso guardo con calma il secondo trailer di Spider-Man No Way Home, anche perché se no non posso accedere a internet senza averlo visto. Quindi guardiamo insieme il secondo trailer, facciamo la reaction e se scovo qualche easter egg, chiaramente ne parliamo insieme. Siamo pronti? Senza indugio nel pertugio, via. Sony Pictures Italia, in italiano, Bello, che bella scena. Da quando sono stato morso da quel ragno, ho avuto una sola settimana in cui la mia vita mi è sembrata normale. Allora, almeno dice. Da quando tu l'hai scoperto. Ho saltato il ponte di Londra, ma ok. Figo. Sai l'incantesimo che hai rovinato che doveva far dimenticare a tutti che Peter Parker è Spider-Man? È appurato che l'ha rovinato. Stiamo ricevendo delle visite. Da ogni universo. Ok. Ciao Peter. Bello il doppiatore, uguale, mi piace un sacco. Non sei Peter Parker. Scusi, come ha detto di chiamarsi? Dottor Otto Octavius. Aspettino sul serio, qual è il suo vero nome? Ce ne sono altri, dobbiamo rimandarli indietro. Perciò, fiutate quelle carogne. Sa, tutto questo è colpa sua. Io conosco delle frasi magiche che cominciano con le parole per favore. Per favore. Fiutate quelle carogne. Molto carino, molto carino. Stai volando nell'oscurità. Jameson. Che vuol dire? Muoiono tutti combattendo Spider-Man. È il loro destino. Mi dispiace, ragazzo. Sì, anche a me. No! Non vuole ucciderli. Cazzo, ho davvero assorbito la tuta. Electro. Confermato quell'Electro lì. Bello. Aspetta, c'era un altro Goblin. C'è Lizard, confermato. Che carino, li vuole salvare, è per quello che si mette contro Strange. No, 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 non buono, ragazza che cade da un palazzo, non buono. Ecco, bravo, lanciati, non lanciargli la ragnatela. Che succede? Cominciano ad arrivare. Rinforzi? Non riesco a fermarli. Rinforzi? No, dal 15 dicembre, beh, lo scopriremo. Ragazzi, innanzitutto volevo dire una cosa, Il giorno dopo esce Diabolik al cinema, andate a vedere anche Diabolik, ecco, perché sennò veramente, andate a vedere Spider-Man il 15 e poi il 16 andiamo a vedere anche Diabolik. Ragazzi, bello, non pensavo assolutamente di vedere gli altri due Spider-Man, però hanno un po' spiegato quello che, vabbè, potevamo anche aspettare il 16, anche perché non è che eravamo fuori strada. L'incantesimo è andato a puttane e stanno arrivando persone da altri universi. Mi è piaciuto molto che Dr. Octopus dice ciao Peter, a quanto pare quando vede il costume dell'uomo ragno. Chiaramente sa che è Peter, ma... E si accorge quando la maschera gli viene tolta che non è Tobey Maguire. Quindi questa confusione che lo attanaglia mi è piaciuta un sacco. Ho visto Goblin, finalmente, che si era visto anche nel trailer, ma scusatene, io ho visto un altro Goblin o sbaglio? O ho visto, cioè, io ho visto un Goblin che a un certo punto ha un cappuccio. Non è che è Hobgoblin, no, no, io sto pensando, non è che magari a un certo punto Willem Dafoe perde la maschera perché è molto più espressivo senza e quindi optano per il cappuccio. Eccolo qua. Sì, allora, è Willem Dafoe, ha i capelli lunghi. È Willem Dafoe che ha gli occhialini come si è visto
in quel costume, prova. Però sembra molto diverso anche le. No, quelli sono i pipistrelli coltelli, quella specie di batarang a forma di pipistrelli che è il Goblin. Sì, è comunque sempre lui. E poi chiaramente Electro con un nuovo look, non tutto blu, come era stato detto già all'inizio. Un lizard e un uomo sabbia. Però non è vero che il destino di tutti loro è morire per mano di Spider-Man. L'uomo sabbia non è morto. Se n'è semplicemente andato. Guardate che figata questa scena che adesso ho perso, chiaramente. Ah, voi state fermo. C'è una scena in cui, eccolo qui, Electro, che è vestito di verde come nella linea classica, è vestito proprio da elettricista e ha, diciamo, le Timberlands, per la fare pubblicità, che quindi ha proprio un costume molto urban che ricorda vagamente il suo costume dei fumetti classici ed è circondato da scariche elettriche gialle, quindi non bluastre come nella versione di Amazing Spider-Man, che era molto più simile alla versione Ultimate di Electro, qua è molto più simile alla versione classica. Ci sono delle scariche elettriche che gli circondano gli occhi. E è quello che va a formare quella che è la maschera di Electro ed è, credo, il modo migliore per poter raffigurare la versione classica del costume di Electro, quindi tanta tanta roba. Non so se però obiettivamente questo è un Electro che viene da The Amazing Spider-Man 2 ed è riuscito a gestire il suo potere, quindi anche a tornare alla forma umana. Non bluastra, o se è un altro Electro, perché se fosse un altro Electro cercherebbe un altro Spider-Man che non è nemmeno Andrew Garfield, così come Doc Ock cerca lo Spider-Man che è Tobey Maguire. Comunque noi vediamo che appunto Doctor Strange gli dice: ok, il loro destino è che muoiano per mano tua, e Peter non vuole chiaramente uccidere, lo sappiamo che Peter non vuole uccidere, e quindi ruba a Doctor Strange questo cubo, per quello vediamo Doctor Strange sfidarsi con Peter, perché Doctor Strange vuole che Peter li uccida, si rifiuta di ucciderli, vuole trovare un altro modo per rispedirli a casa loro, per salvarli e rispedirli a casa loro insieme, diciamo. Quindi è una trama molto figa, si concentrerà tutto su questo, chiaramente, perché l'incantesimo credo che comunque riesca, cioè quindi credo che comunque l'identità di Peter sarà annullata, sarà nascosta, tenuta nascosta. Mi piace la scena in cui vediamo Jameson, lo vediamo con il cappello in modo che non si noti che è calvo, oppure per non far capire quale Jameson è, magari è il Jameson di Maguire, chi lo sa. Anche il fatto che, vabbè, la storia d'amore ormai tra Peter e MJ sia totalmente assodata, quindi sono proprio due piccioncini, quando nel primo film era praticamente cotto di un'altra ragazza. Mi piace come hanno trattato questa storia d'amore, ecco, diciamo. Continuo a non capire perché MJ è sempre vestita come una barbona. A sto punto, dato che è assodato che è l'amore di Peter, potrebbero. Zendaya, ragazzi, cazzo, potrebbero farla conciare come l'MJ dei fumetti, no? Almeno nel finale. Ammettilo, Tigrotto, hai appena fatto centro. Chiedo troppo? Chiedo troppo? Già che non si chiama Mary Jane, ma. Vabbè. Bene, bene. Sono molto contento. Sono anche molto contento di aver dormito perché non mi sembrava il caso, cioè non è che ho visto chissà cosa, ho visto cose, ne attenderò tra un mesetto per vedere il resto. Grazie ragazzi per essere stati fino a qui, come sempre noi ci vediamo nel prossimo video con l'inchino e con l'imbuto, vi ricordo che stasera su Twitch giocherò a Ghostbusters The Videogame, così per prepararmi all'uscita domani di Ghostbusters Legacy, che è sempre di Sony tra l'altro, quindi chissà che non vedremo anche lì magari uno Spider-Man che esce da un portale. Noi ci vediamo al prossimo video. Vi ringrazio e per chi c'è stasera, ci vediamo stasera su Twitch. Arrivederci.